In questo tutorial appunto andiamo a creare appunto un vault, ovvero un modo per criptare i nostri dati, le nostre variabili all'interno di Ansible. In questo caso andremo a criptare la password. Innanzitutto per farlo dobbiamo andare a modificare la nostra cartella group vars. Allora, rinominiamo il nostro file all, lo rinominiamo in vars, poi creiamo una cartella chiamata all, quindi prima il file all lo abbiamo rinominato, mettiamo appunto il file vars all'interno di all, quindi abbiamo group vars, cartella all che va a sostituire appunto il file all e all'interno di all abbiamo vars. Ora da terminale entriamo appunto in group in appunto in group vars all. Una volta che siamo all'interno di all andiamo a lanciare questo comando che ora mi vado a copiare perché non me lo ricordo nemmeno io. Ansible create vault ci chiede una password, questa non è la password della variabile ma è la password diciamo che ci serve per creare la criptazione. Quindi nel mio caso metto viva la vita, se, quindi confermiamo la password, viva la vita. Ora come vedete in automatico ci parte il nostro editor e qua dentro andiamo a creare la nostra password, o meglio creiamo una variabile chiamata vaultdbpass, due punti e qui gli diamo la nostra password, nel mio caso demo. Fatto questo, salviamo il file. Ora, se andiamo ad aprire appunto il file vault che abbiamo creato, come vedete, vedete la nostra password cifrata. Nel caso vogliate cambiare la password che avete messo qua dentro, non vi resta che fare Ansible vault edit. Come vedete, ci chiede la password, quindi dobbiamo mettere la password che abbiamo usato per criptare il file, quindi viva la vita. E accediamo e possiamo editare, ovvero cambiare la nostra password. Fatto questo però, anzi, ora però se proviamo a lanciare, aspettate. Fatto questo dobbiamo andare a passare questa password appunto all'interno del nostro codice. La nostra password l'abbiamo chiamata appunto vault password. Quindi per farlo dobbiamo passare la variabile password all'interno appunto degli ambienti in cui lo utilizziamo, ad esempio in ruoli MySQL task, no scusate, MySQL, no, database, no qua, scusate, qua in vars, cioè basta metterla qua in vars. Scusate, chiudiamo un attimo, non faccio un casino. Qui in group vars, all vars, qui in vars abbiamo db password e qua gli mettiamo invece il nostro vault db password, quindi passiamo la nostra password criptata. Ovviamente passiamo tra virgolette. Ok, oops. Virgolette, virgolette. Ok, quindi ora gli abbiamo passato la nostra password criptata, proviamo a lanciare appunto il playbook database e scusate, dobbiamo uscire dal group vars, okay. Andiamo a lanciare il nostro Ansible playbook database e ci darà errore, vedete, attempting to decrypt. But not vault secret found, questo perché ovviamente il nostro sistema non riesce a decryptare il file vault e quindi non riesce a leggere la nostra password. Per farlo dobbiamo andare qui nel nostro allora scusate, per farlo prima dobbiamo creare appunto un file, scusate,
Dobbiamo aspetta che prima vado a rimuoverlo perché ho ok. Dobbiamo creare un file chiamato in qualsiasi ovunque vogliate sul vostro computer, insomma, comunque dove avete il controller di Ansible. Nel mio caso lo metto nella root del mio computer. Dobbiamo creare un file con la nostra chiave di decriptazione. Quindi creiamo un file appunto .vault underscore pass.txt, o potete chiamarlo come volete comunque. E io sto creando tramite il comando etc, ma tecnicamente potete appunto aprire un file, lo create e inserite la vostra, scrivete la vostra password e la vostra chiave di decriptazione e lo salvate. Io ora faccio così, viva la vita. Quindi ora se andiamo ad aprire il file vault.pass, come vedete qua abbiamo appunto inserito la nostra chiave di decriptazione. Poi io la salvo e fatto questo dobbiamo andare ad inserirla, ad inserire il nostro percorso qui nel nostro Ansible.cfg, nella root del nostro progetto. Se scendiamo qua da qualche parte dovremmo trovare identato vault password file uguale e percorso del nostro file, quindi appunto identiamo la nostra variabile e andiamo a mettergli il percorso. Io ho fatto copia e incolla per comodità. Quindi vault password file, salviamo, rilanciamo il nostro playbook e ora non dovrebbe più darci problemi. Ok, come vedete è andato. Ah, ok, qua è un problema in realtà della mia macchina virtuale che probabilmente non è connessa a internet. C'è un problema sulla mia configurazione install tools. Andiamo un attimo a vedere che cosa. Ok, quindi qua ci dà l'errore. Vediamo come mai, ma probabilmente è solo un problema che non ho messo le virgolette. Proviamo a vedere. Ok, la mia configurazione a posto, era solo la mia VPS che non era connessa a internet. Comunque rilanciamolo per sicurezza. Ok, sì, no, ok, era tutto ok, era solo, come vi ho detto, la mia macchina virtuale che era un po' impallata e quindi questo è quanto appunto, e in questo modo appunto potete creare appunto la vostra password criptata e
E niente, per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.